Luisa San Felice, aprite. Io non sapevo. Non immaginavo. Luisa. Luisa, che c'è, cara? Il palazzo è sorvegliato dalla polizia. Certamente cercano voi. Eccoli. Stanno attraversando la strada. Non possiamo più fuggire. Sarà meglio affrontarli. Ci difenderemo. No. No, cercano me. Se io scendo e mi faccio arrestare, probabilmente a voi non faranno niente. No. Il vostro gesto sarebbe inutile. Alla nostra causa siete più utile e libero. Voi e Domenico Cirillo dovete salvarvi. Contro di noi non hanno prove. Ci dovranno rilasciare. Bisogna pensare a voi due. No. No, donna Eleonora, no. Mi dispiace, ma... Io sono entrata perché credevo che voi foste sola, ma... Casa mia, no. Non posso. Non voglio. Capitemi. Capitemi. Ha ragione. Non possiamo chiederle questo. Non abbiamo il diritto di comprometterla. Dottore, venite. Saliamo ai piani superiori. Non verranno là. Ma vostro marito non l'ho ucciso io, né i francesi né i giacobini. I suoi stessi soldati l'hanno ucciso. Per questo avrei potuto accettare il vostro aiuto. Comunque vi sono sempre riconoscente per quello che avete fatto per me. Ma che succede, donna Luisa? In nome del re Dio Guardi, Arabia si non sfonda la porta. Voglio sfondare la porta! I primi tre in cella. Svelti. Perquisite. Declinate i vostri nomi. Ettore Carafa, Duca. Avvocato Francesco Conforti. Avvocato Antonio Mancini. Avvocato Vincenzo Russo. Principe Ferdinando Pignatelli. Sono una donna. E avete la mia parola che non nascondo né armi né carte segrete. Umiliate noi uomini se avete bisogno di offendere e umiliare dei liberi cittadini. Ma una donna ha il diritto al rispetto. Pure da parte vostra. Se non tieni la bocca chiusa, io ti faccio calare in un pozzo dove potrai ricevere i tuoi amici come nel salotto del tuo palazzo. Come hai detto che ti chiami? Ferdinando Pignatelli. Oggi sì. Ma questo fosse parente al generale Principe Pignatelli, l'amico del re. O non do, ca un munno va tutto sotto sopra. O generale Is, so cugini carnali. Non abbiate timore. Non ho nulla a che fare io con mio cugino il generale. Non interverrà in mio favore. Scusate, non mi capita spesso l'onore di mettere le mani addosso a una nobile donna per motivi del mio ufficio. Agici, allora anche questi sono giacobbi, è vero, nemici del re e del popolo. Ma in effetti che hanno fatto? Tenevano le case tutte piene di libri francesi.
e parlavano pure francese. Io posso dirvi solamente questo, Onandò. Questa gente si è scucciata di campare bene. Niente meno vo' una repubblica. Che c'è fa? La repubblica? Gesù, Gesù. E come voi siete nobili e volete la repubblica? E che sono così pazzi? Io metto uno straccione, un morto di fame, che vuole la repubblica, ma voi no. Voi avete palazzi, avete case di campagna, carrozze, cavalli. E non vi basta. Volete la repubblica. Ma sapete dove sarà proclamata la vostra repubblica? In Piazza Mercato, dove i vostri corpi e le vostre lingue penderanno. Con speciale non si scherza. Vogliate scusarmi, principe, ma voi li strappate dalle mani gli schiaffi. E allora? Mi chiamate? Eleonora de Fonseca Pimentel. Onandò, questa scrive anche poesie. Ah, benissimo. E allora, in cella insieme agli altri. Allora. Un momento, voi restate qui. Per l'ultima volta, volete dirmi dove si nasconde l'avvocato Ferri? Parlate e vi facciamo accompagnare questa notte stessa nella vostra casa. O carcere brutto, ci stanno certe cimici che dissanguerebbero un bue. Sulle vostre carni di signora così delicate, figuriamoci. Allora, bella signora? Vi ho già detto una volta, e ve lo ripeto, non vedo l'avvocato Ferri da 3 anni. A sua eccellenza speciale invece risulta positivamente che questo maledetto Giacobino è arrivato da Parigi. Parigi di Francia? Parigi di Francia. Dunque è certo che voi l'avete visto e sapete dove si nasconde. Ma voi, scusate, siete pagato per scoprire dove si nascondono i Giacobini, no? E allora cercateli da solo. Onandò, vi prego, pensateci voi. La signora con me fa la delicata. Ma Gesù, vi potete fidare. La signora è in buone mani. Spaventose. I francesi. Francesi? Beh, che cosa è successo? I francesi, papà. Championnet ha vinto. Ma se le notizie di ieri erano così belle. Tu con chi hai parlato? Sei stato dai soliti amici? Ma sì, papà, sono notizie sicure. Si dice che il re sta tornando a Napoli. A Napoli? Sì, a Napoli. È stato un rovescio spaventoso. Oh, ma com'è possibile che 50.000 soldati borbonici si vanno a battere 10.000 francesi? Papà, sentite qua. Che? È una lettera del figlio dell'avvocato Cuomo, che è ufficiale della Guardia del Re. Siente, sì. Quando l'esercito arrivò a Roma, era in una disperata condizione. Le armi arrugginite, non c'erano stivali, le artiglierie erano disperse, i carri del reggimento erano lontani 5 giorni di marcia. Il re, tratto in errore dal generale Mack, il 7 dicembre dovette fuggire da Roma per evitare di essere preso. 2 giorni dopo, i francesi ci attaccarono con grande violenza e una dopo l'altra le nostre divisioni si sfasciarono. Hai capito? Per me, la causa prima di questa disfatta è stata l'ignoranza, l'incapacità e perfino il tradimento dei nostri ufficiali superiori, tutti scelti personalmente da Mack e quasi tutti stranieri. Le truppe sospettano giustamente di essere state tradite. C'è poco da meravigliarsi, quindi, che i soldati chiamano Giacobini i loro ufficiali. Avvisate gli amici e Dio non voglia o paura che si debbano preparare al peggio. Vi penso sempre, eccetera, eccetera. E mo' il risultato è che i napoletani scappano e i francesi avanzano. Per fortuna, a Napoli nessuno sa ancora niente. Ma il re, la flotta inglese con l'ammiraglio Nelson, faranno qualcosa? Faranno? Certamente. Partiranno per la Sicilia. Non aspetteranno i francesi a Napoli, questo è sicuro. Qua resteremo soltanto noi ad accoglierli come si meritano. Prima di tutto bisogna mettere la roba in salvo.
L'oro lo sotterreremo a Portici, il resto lo lasceremo qui, sì, per non destare troppo allarme. Prima dobbiamo andare insieme alla gendarmeria. Ho saputo che distribuiscono i fucili ai Lazzari. Vogliono organizzare la guerra dentro la città, hai capito? Generi, un corimme troppo. Prima di mettere i fucili in mano a certa gente, dobbiamo vedere i francesi alle porte di Napoli, a Capodimonte. Perché se poi i francesi non arrivano, i Lazzari sparano contro di noi con i fucili che abbiamo pagato noi. Mi sono spiegato? Senta a me. Se l'esercito fosse stato formato tutto da Lazzari, e non 60.000, ma solo 10.000, come i francesi. Ma questo rigenerale Championnet sarebbe in Francia. I Lazzari odiano giacobini e francesi. Per questo ti dico che è meglio rischiare. Io Championnet a capo di mondo non lo voglio fare. E va buono. Andiamo alla gendarmeria. No, 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 papà, voi restate. Chiudete. Ma che è successo? Non c'era. Ma da succedere, non è stato. Hanno fatto dei turni. Non tengo più soldi, adesso non c'è più peggio. Ho capito, domani. Non dai più peggio. Domani. Ma come ti dai? Vai tu, signor Banco. Non c'era. Questo manifesto deve essere attaccato anche in questo banco. Che cos'è? Però di sua maestà. Dio guarda. Miei amatissimi sudditi e figli, i francesi minacciano il nostro regno. Sono con poderoso esercito a sterminarli, ma frattanto si armino i popoli, soccorrano la religione, difendano il re e padre che cimenta la vita, pronto a sacrificarla per conservare ai suoi sudditi gli altari. La roba, l'onore delle donne, il vivere libero. Chiunque fuggisse dalle bandiere andrebbe punito come l'impegno a noi, alla Chiesa e allo Stato, vostro re e padre Ferdinando. Vieni giù. Agli ordini, maestà. Vieni con me. Sì. Vai presto. Uno, due. Spogliati! Io? Sì, tu, spogliati! Levati il calzone! Io? Fa un prezzo che ti ha pigliato una parata! No, subito, maestro! Eccomi qua! Caeta, fa un prezzo! Spring, sei francese! Sì, maestro! Ah, che fai lì? Fai via! Fai via! Maestà, sbrigatevi! Viene gente! Vabbè. Dai là! Arriva poi le orecchie e capisci questa cosa importante che ti venga a dire! Caetano, da questo momento sino a quando saremo a Napoli, anzi, dentro Palazzo Reale di Napoli, sì, tu sei il re. Il re. E io sono il cocchiere. E non mi hai chiamato maestà, hai capito? Sì, maestà. Sì. Che maestà è maestà? Tu sei il re, io sono Caetano il cocchiere, hai capito? E mi ci devo abituare, maestà. Tu t'hai abituato, non mi chiama maestà. E con Maggiari? Gaetano! Gaetano, tu vieni che fate insieme, no, ma mi tocca supportare. È tutto perché il riettatore lo generale manca. Allora, maestà, come vi chiamo io? Gaetano! Bravo, e tu chi sei? Orre! Bravo! Orre! E io sono il vostro cocchiere, serbo fedelissimo e umilissimo. Ma è Gaeta, Gaeta, se incontriamo i francesi...